Io credo che quando prima sentivo dire che ci vuole coraggio per fare numeri e per dare delle date, credo che sia una pura tattica narrativa da parte di Matteo Renzi. Matteo Renzi gode sin da quando ha vinto le primarie, più ancora da quando è diventato presidente del Consiglio, senza passare dalle urne come aveva promesso ai 420, gode di un rapporto quanto mai benevolo sia nei confronti della stampa, larga parte della stampa che della televisione. Il problema di Matteo Renzi, uno dei tanti, è che non basta un tweet per fare una Certo. legge, solo che nell'informazione italiana, purtroppo, nell'informazione italiana basta che Renzi faccia una promessa, automaticamente Diventa Renzi è fatto. bravissimo. E questo, io non ricordo francamente un asservimento così generalizzato da parte di larga parte dei miei colleghi. Neanche con Berlusconi? Se, non, assolutamente non da parte di Berlusconi, perché Berlusconi ha tanti difetti, ma sicuramente aveva una forte opposizione da parte dei giornali di centrosinistra. Gli stessi giornali di centrosinistra oggi nei confronti di Renzi sono vittime di una sorta di orgasmo eterno, perenne proprio. Se la stessa cosa che sta facendo Renzi o che prova a fare Renzi sulla riforma del Senato l'avesse fatta per esempio Silvio Berlusconi, io credo che giornali come Repubblica e il Corriere della Sera l'avrebbero massacrato. Lo fa Matteo Renzi, automaticamente tutto bello, ma al netto delle chiacchiere degli 80 euro, bellissimo gesto per carità, cosa ha fatto al momento Matteo Renzi? È uno che nei primi 3 mesi aveva promesso riforma del lavoro, Jobs Act, riforma del Senato, riforma elettorale, riforma della pubblica amministrazione. Al netto delle supercazzole, cosa ha fatto Matteo Renzi? Niente, assolutamente niente. Paradossalmente rispetto al 1992 siamo peggiorati almeno come incremento dell'incidenza dei soldi corrotti. Si parla di 60 volte quello che riguardava il 1992 come euro e come soldi. Quindi addirittura siamo peggio. Siamo anche di fronte a una situazione abbastanza caricaturale perché risentiamo delle figure che ci eravamo dimenticati di ascoltare. Io penso Frigerio. Frigerio è uno che, per dire il livello Pensava del. di farla franca cambiando solo il È questa la cosa nome. straordinaria, è quella, magari non tutti se lo ricordano, ma per capire il livello che abbiamo avuto da 20 anni nel centrodestra italiano, questo era uno che si era preso 7 anni di condanna, nel 2001 viene rieletto attraverso Forza Italia, viene messo in una lista proporzionale bloccata, in Puglia gli cambiano nome nella speranza che l'elettore non se ne accorga, lui viene eletto, non fa in tempo a entrare nella legislatura del 2001, presidente della Camera Casini, arrivano i carabinieri e gli dicono guarda, Frigerio, ti aspettiamo, e lo portano via. Questo era Frigerio. Ma la cosa che io anche qui trovo Poi c'era sconfortante. Greganti. Cioè, appunto, questa è la cosa che io trovo sconfortante. Cioè, nel centrodestra lo sappiamo che la questione morale non è esattamente al centro delle attenzioni di Berlusconi o anche di quelli che adesso fanno finta di aver litigato con Berlusconi. Nel centrosinistra, teoricamente, la questione morale dovrebbe essere qualcosa di preminente. È così preminente, per esempio, che oggi, quando si è trattato di votare l'arresto di Genovese, cosa ha fatto il Partito Certo. Democratico? Ha preso tempo perché ha detto, per l'amor di Dio, se disgraziatamente votiamo, che votiamo a favore o che votiamo contro, facciamo un regalo al Movimento 5 Stelle, perché questo è l'unico interesse che ha il Partito Democratico. Anche lo scandalo, se ci avete fatto caso, anche da parte dell'informazione, non era grave che si fosse scoperto che la sinistra e la destra, non dico rubino alla stessa maniera come cantava De Gregori, ma un po' sì. No, la cosa grave è che lo scandalo in qualche modo avesse aiutato o aiutasse il Movimento 5 Stelle. Che è bizzarra come situazione, ma anche qui Greganti, chi l'ha fatto rientrare? Il Partito Democratico. Se noi si vanno a vedere le foto di Fassino e Chiamparino, dietro c'è sempre C'era, Greganti sì. e ce n'è anche un altro che addirittura era stato scelto, Quagliotti, era stato scelto da Fassino, un altro condannato esattamente come Greganti nel 92, era stato scelto da Quagliotti come responsabile della campagna elettorale di Fassino. Cioè, questo è teoricamente il nuovo Partito Democratico. Cioè, da una parte abbiamo delle carampane che se io avessi un minimo di attenzione morale me li porterei subito via. I Genovese, i Vinay che fino a ieri era il braccio destro di Scajola, mi porterei via tutti i Chiamparini, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, e qui mi dispiace che ho alla mia destra una delle figure che io stimo molto nel Partito Democratico, ma dall'altra parte il nuovo chi è? Il nuovo di Renzi chi è? Sono queste ancelle, queste vestali che vanno in televisione, la Picerno, la Bonafè. Cioè, cosa fanno? Qual è l'unica cosa che io ho sentito dire? L'unica cosa che io ho sentito dire da queste è che loro sono nuove in quanto giovani, è che loro sono la speranza mentre il Movimento 5 Stelle è la rabbia. Vai un attimo nel dettaglio, non sanno minimamente di cosa parlano. La Picerno, per esempio, la Picerno. E mi piacerebbe dirglielo prima o poi in un confronto, ma mi risulta che la Picerno, così come tante altre renziane, se c'è qualche giornalista sgradito, chissà perché No, ma scappano, chissà perché. Ma mi risulta che la infatti non la Picerno, vedremo neanche qui. chissà perché, c'è la Picerno, che è l'unica al mondo che riesce ad andare avanti mesi e mesi con 80 euro, non so come faccia la spesa, ma la Picerno è la classica
disboscatrice di consensi. Cioè, tu vedi la Picerni in televisione, magari avevi voglia di votare Renzi, la voti e dici, per l'amor di Dio, io piuttosto voto Gasparri. Tutti ma Gasparri là. Allora...